che cos'è la luce per lei? È una domanda che vale una vita. È una materia, è come una scultura va trattata. È energia, c'ha una sua vibrazione e quindi ogni singolo colore risponde a un certo tipo di lunghezza di frequenza. Questo tipo di frequenza cambia, diciamo, quello della pulsazione. Andavo bambino con mio padre molte volte, lui era un professionista di una grande casa cinematografica, era Luxfilm, e io stavo su quel seggiolone che salta, guardavo con le manine, di modo che io praticamente sono un po' il sogno di mio padre. Lui me l'ha messo sulla spalla. Stile Storaro, quali elementi innovativi ritiene di aver apportato alla cinematografia? La narrativa. Cioè io ero da bambino, da quando ho cominciato a fare l'assistente, il primo operatore, chiedevo il copione. Quindi non ha importanza se un'inquadratura sia bella o brutta, ma che sia giusta per raccontare una storia. Questo è il mio accordo con Bertolucci, con Bisti, con Coppola, con Woody Allen. L'emozione di vedere un pensiero che attraverso dei mezzi tecnici e meccanici, un cavalletto, un pezzo di ferro, un obiettivo, un lente, si trasforma in un'immagine. Quell'emozione della scoperta ce l'ho avuta in ogni film, appena lo cominciavo particolarmente. Ne ho fatti 65. Ci saranno sempre delle sorprese, che è una cosa bellissima.